Nello scorso video ho iniziato a trattare l'argomento della conservazione dell'energia, iniziando a parlare di condensatori e supercondensatori, perché sono dispositivi piuttosto diversi dalle normali batterie chimiche. Nello stesso video, però, ho introdotto anche un altro concetto, quello dell'impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento degli accumulatori. Ripartiamo da questo punto. Recentemente si è parlato molto del recupero delle batterie o del recupero di elementi dalle batterie. Questo perché oggi se ne usano molte più che in passato, perché contengono elementi che possono essere rari o costosi, ma anche perché, se non correttamente smaltite, le batterie possono essere molto pericolose per l'ambiente. Per fortuna, la tecnologia del recupero si sta sviluppando molto rapidamente e già oggi le batterie o gli elementi che contengono vengono in larga parte recuperati. Nonostante sia molto contento di questi progressi, come mio solito non posso fare meno che guardare nel passato per notare che un tipo di batteria già ampiamente riciclabile esisteva già. Le normali batterie al piombo acido che hanno equipaggiato le automobili da sempre. Andiamo un attimo a vedere come erano costruite, come funzionavano e vediamo se hanno ancora un posto nel futuro. Iniziamo a vedere come erano fatte le antiche batterie al piombo acido. Semplificando molto, si tratta di due piastre di piombo, piane e parallele, immerse in una soluzione acquosa di acido solforico a breve distanza tra di loro. Le due piastre sono costituite da piombo poroso per aumentare la superficie di contatto con il liquido. Una delle due piastre è ossidata, cioè rivestita da un leggero velo di ossido di piombo, PbO2, mentre l'altra piastra non è ossidata ed è quindi costituita da solo piombo. La soluzione acquosa di acido solforico, che costituisce l'elettrolita, aggredisce l'ossido di piombo per formare del solfato di piombo. Durante questo processo si formano degli ioni e quindi tra le due piastre si viene a generare una differenza di potenziale dell'energia elettrica. Il solfato di piombo tenderà ad accumularsi sulla piastra che prima non era ossidato e quando tutto l'elettrolita avrà reagito, la batteria sarà scarica. Questo processo è reversibile. Applicando una differenza di potenziale alla batteria scarica, il solfato di piombo si romperà, l'ossido di piombo tornerà dove era prima e la batteria sarà nuovamente carica. Ovviamente questo processo non è perfetto e ad ogni ciclo di carica-scarica una parte del solfato di piombo non si scinderà e andrà invece a formare un accumulo che con il tempo porterà a fine vita la batteria. Vediamo in breve perché questo tipo di batterie è ampiamente riciclabile, per poi vedere pro e contro nel loro utilizzo ed infine diamo un'occhiata se c'è spazio per loro nel futuro. Come dicevo, al loro interno c'è soltanto del piombo e una soluzione acquosa di acido solforico. Per recuperare il piombo è sufficiente fonderlo. L'ossido di piombo galleggerà sopra il piombo fuso e sarà facile separarlo meccanicamente. Questo lo sanno di sicuro tutti quelli che hanno provato a fondere dei palettoni da caccia o dei piombini da pesca. L'ossido di piombo si combina con l'acido solforico ed il solfato di piombo si decompone elettroliticamente. Tutto quello che c'è all'interno di una batteria, quindi, è facilmente riciclabile. Resta da vedere quello che c'è all'esterno, il contenitore. Il contenitore di solito è costituito in plastica. Se non è danneggiato, sarà sufficiente lavarlo per riutilizzarlo per costruire una nuova batteria. Oppure la plastica può essere riciclata, rifusa, riutilizzata. Una volta i contenitori delle batterie delle centrali telefoniche erano fatti di vetro. Sì, una volta, quando c'erano ancora i fili, i telefoni andavano a batteria, 60 volte in corrente continua, ed è il motivo per cui continuavano a funzionare anche quando c'era un blackout elettrico. Pro e contro delle batterie piombo acido? Vediamoli.
Ho paura che i pro siano già finiti. Sono molto semplici da realizzare, quindi si potrebbero produrre anche in caso di calamità naturale o apocalissi zombie. Sono semplici ed affidabili, ma hanno anche molti contro. Prima di tutto, sono pesanti. Piombo. Poi hanno un grave difetto: tanto più le scarichi, tanto meno durano. Tanti meno cicli possono sopportare. Sulle automobili andavano bene perché con un avviamento non si scarica neanche del 10%, ma se si scaricano completamente, muoiono. Nei magazzini dove si usano forklift o commissionatori elettrici, le batterie vengono sostituite o ricaricate quando arrivano al 70% della capacità, cioè molto prima che siano effettivamente scariche. Questo vuol dire che la batteria deve essere fortemente sovradimensionata. Se mi serve 100, dovrò farne una da 200, 250 o 300. E allora, a che cosa possono servire in futuro? Ho volutamente evitato di sottolineare il loro pregio maggiore. Quando vengono scaricate poco, sopportano un numero di cicli di carica e scarica veramente molto alto. Questo le rende perfette per accumulare energia da quelle fonti energetiche naturalmente intermittenti come l'eolico e il solare. E poi sono economiche, molto economiche, anche sovradimensionate di 3 o 4 volte. Possono competere con tutti gli altri tipi di batterie. È per questo che proprio di recente molti costruttori hanno ricominciato a investire nel loro sviluppo. Se quelle che esistono ora, basate su un progetto vecchio di secoli, sono ancora interessanti oggi, cosa si potrebbe fare utilizzando le migliori tecnologie e nanotecnologie oggi disponibili? Staremo a vedere. Intanto per questo video non ho altro da aggiungere. Quindi, alla prossima! Per fortuna la tecnologia dello smaltimento sta progredendo. Per fortuna. Per fortuna la tecnologia dello smaltimento sta sviluppando. Per fortuna la tecnologia del recupero si sta sviluppando molto rapidamente e già oggi le batterie o gli elementi che contengono vengono in larga parte recuperati. Semplificando molto, si tratta di due piastre di piombo, piane e parallele, immerse in una soluzione acquosa di acido solforico. Semplificando molto, si tratta di due piastre di piombo, piane e parallele, immerse in una soluzione acquosa di acido solforico a breve distanza tra di loro.